Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Samyutta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Samyutta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma To the Buddha, the blessed, noble, Omaggio al Buddha il benedetto nobile e pienamente risvegliato. Mm. Uh, so to, uh, eh, questa sera vorrei esaminare i principi della meditazione, Soprattutto per il beneficio di quelli che sono nuovi alla pratica. And uh, then to talk a little about uh, this technique and why we use it. Parlare un po' di questa tecnica e del perché la usiamo mm. so, uh, the first the first, uh, things we need to know is what does the Buddha mean by right awareness. La prima cosa da sapere è cosa intende il Buddha dicendo retta consapevolezza. And then we need to know how to deal with what takes us away from right awareness. E poi dobbiamo affrontare ciò che ci porta via dalla retta consapevolezza. of course we need to know what it is we're supposed to be investigating. E poi dobbiamo sapere che cos'è che si suppone noi dobbiamo indagare, investigare. Allora, ah. uh, So uh, the first one I like to just uh, recall the actual uh, uh, biography of the Buddha. How he came to be fully Quindi, per prima cosa vorrei uh, rivedere uh, richiamare la biografia del Buddha e vedere come è giunto ad essere pienamente liberato. So Dunque pare che se ne sia andato di casa all'età di 29 anni. Um, I think he must have uh, discussed this with his. Uh, a family and his wife. Credo che ne abbia discusso con la sua famiglia e con sua moglie. Because they uh, although they must have been upset, I'm sure he said I'll be back in uh, a couple of months or so. Perché anche se loro ne sono stati piuttosto turbati, probabilmente lui ha detto tornerò tra un paio di mesi circa. So he left with what we would uh, call an existential crisis. Quindi se n'è andato uh, a causa di quella che chiameremo una crisi esistenziale. In mitologia questo è espresso come un giorno che a un uomo molto vecchio, un uomo molto sofferto, un corpo e poi un ascetico seduto sotto un pollo.

che, come succede alle altre persone, anche lui un giorno si sarebbe ammalato, si sarebbe invecchiato e sarebbe morto. E credo succeda a tutti, uh, diciamo, verso la fine della giovinezza, between 25 and 30. tra i 25 e i 30 anni. la vita non è improvvisamente vediamo che la vita non è infinita uh, that, in e se non l'avete capito allora probabilmente uh, lo capirete nella mezza età and se mancate anche questo secondo appuntamento probabilmente in punto di morte lo capirete yeah. so uh, he left with uh, uh, this idea uh, The, seeing the ascetic under the under the tree was some feeling in him that there must be an escape. E vedendo questo asceta sotto un albero um, nasce in lui la sensazione che ci possa essere una via d'uscita. Um, <coughs> in those days, the uh, obsession was was constant reincarnation. A quei tempi l'ossessione era la reincarnazione continua. Ah, how did you get out of the loop? come uscire dal ciclo so there were many, uh, when he began. quindi quando il buddha cominciò c'erano già molti asceti of the erano i samanas che erano usciti dalla religione brahminica ah uh, cercavano una via diversa uh, like the in the 70s. come gli hippies negli anni 70 ah. uh, c'erano insegnanti molto famosi all'epoca so lui si recò da due di essi che gli insegnarono come sviluppare uh, quelli che chiamiamo gli stati di assorbimento mm, jana. Il jana. Mm. And um, in, in both cases, they invited him to become a teacher. E in entrambi i casi gli offrirono di diventare un insegnante lui stesso. So we can see that uh, very quickly he became an adept at that sort of meditation. E quindi capiamo che uh, molto rapidamente divenne un uh, divenne esperto in questo tipo di meditazione. Uh, but what he found was that when he came out of this beautiful mental state. He was, uh, anxious and depressed. Ma quello che scoprì è che una volta uscito da questi bellissimi stati di assorbimento provava ansia e depressione. Quando si diventa esperti a sviluppare questi stati interiori di estasi, And you find this in all religions, eh? Eh, questo è un fenomeno di tutte le ah, through uh, repetitive prayer, through mantra visualizations eh, si raggiungono attraverso preghiera i mantra, le visualizzazioni mm. um, uh, all you need in the tropics is uh, a loincloth and a little bowl to get food and a tree to sit under. Mm. In, nel clima tropicale c'è bisogno soltanto di, di, un, di, una, di uno straccio attorno alle reni, di una ciotola per il cibo e di un albero sotto cui sedersi. Ah, and you can be out all day. E poi si può vivere nella beatitudine tutto il giorno. So, uh, uh, this didn't work for him. Ovviamente per lui questo non funzionava. Um, so he tried a different method, which was uh, the great teacher of that was the founder of the jain religion, the Jainus e, e quindi provo un metodo diverso il, il fondatore di questo metodo è, è, era è stato il fondatore del jainismo della, della religione jainista uh, the jain leader the Nigantha was an el, uh, was an, an elder contemporary mm -hmm. uh. quindi, e, que, questo leader the uh, jain Era un contemporaneo del Buddha, ma più anziano. Mm. Um, the L'idea, okay. la, la comprensione. In questo caso era che lo stesso corpo, il corpo stesso è un prodotto del nostro karma yeah, past, uh, moral actions delle nostre azioni morali passate. L'idea mm. so era di lasciare andare il corpo in modo che l'anima uh, si, si sollevasse naturalmente verso il cielo. e uh, even oggi you will find especially elderly Jain uh, people uh, towards the end of their lives just stop eating. E ancora oggi eh, alcuni Jain, soprattutto gli anziani, quando arrivano verso la fine della vita, smettono di nutrirsi mm. so, the Buddha uh, well, the at that time tried this for about years. E quindi il Buddha uh, pare che abbia provato questo metodo per circa quattro anni and he got very thin e dimagri molto. Ah. He said he could hold his spine through his stomach. Mm. Diceva che poteva uh, toccarsi la spina dorsale attraverso lo stomaco. Ah, so if you try that now, you'll see how thin he was. E se ci provate adesso vedrete quanto era dimagrito. And, uh, obviously, he found it was just more suffering. Sfortunatamente tutto ciò che trovò fu uh, altra sofferenza. So he leaves his uh, five companions, who are disgusted with him. quindi abbandona i suoi cinque compagni che ne sono disgustati dalla sua rinuncia. Uh, because they thought he'd gone soft. Perché pensavano che si fosse arreso, si fosse rammollito. Quindi ora dobbiamo rivivere il posto sul lungo, probabilmente probably feeling un po' desprecedente. Quindi dobbiamo immaginarcelo al, sulla, al fianco della, sal, della strada, probabilmente in uno stato di disperazione. I think. Ha provato di tutto, non ha trovato una risposta, e quindi penso sia in uno, debba trovarsi ancora più depresso. And at that time, it would seem donna a woman passes by With some sweet meats for the local shrine. e pare che uh, in quel momento sia passata una donna del posto con uh, delle carni dolci uh, da portare in offerta al santuario locale uh, but this poor man, uh, she him some. e vedendo questo poveretto gli ha offerto un po' da mangiare in dice che un nelle scritture si dice che lui risplendeva come un dio. Ah, so uh, that's up to you whether, he, whether you believe that or not. <laughs> eh, quindi a scelta vostra potete crederci oppure no. Uh, but the thing was that it revived him. Ma comunque la cosa eh, certa è che questo cibo lo ha, lo ha gli ha dato nuova vita. Uh, and uh, about this time he remembers this uh, memory of, uh, of watching his father as a little boy. E gli torna questo ricordo d'infanzia, di quando osservava suo padre. Um, the, his was doing the for the suo padre stava arando un campo, ed era la cerimonia di apertura della stagione della ratura. So, we can imagine this four, 5, 6 year old watching his father, wondering you know what, what he's doing. Quindi possiamo immaginarci questo bambino di 4, 5, 6 anni che osserva il padre e si chiede cosa stia facendo. E quello che si ricorda è che a quell'epoca aveva la, lo stesso livello di concentrazione che poi aveva raggiunto durante gli esercizi di, ah. di concentrazione. Ah, uh, but with this added uh, quality of curiosity ma in più, quando era piccolo c'era questa qualità di curiosità. Now, although he'd already had insights into uh, the into the cause of suffering. For instance, he realized that when he had bad uh, when he had unwholesome thoughts, it produced more unwholesomeness in him. <coughs> Per esempio, si era reso conto che i pensieri non salutari provocavano ulteriori condizioni non salutari interiori, e quando aveva dei pensieri buoni, si sentiva meglio, mm. uh, but here it seems that his upon Ma pare che a questo punto ci sia veramente un punto di svolta della sua pratica. Instead of trying to be happy, to try to seek the escape from suffering in happiness, in di cercare di essere felice no? di trovare una via di fuga dall'infelicità nella felicità, uh, he turns inward to try to discover how he creates suffering in the first place, si volge verso l'interno e cerca di scoprire com'è che ha creato questa infelicità mm. all'inizio no? and so. Uh, He finds a nice tree by the bank of a river. Trova un bell'albero albero sulla sponda di un fiume, uh, and um, he he makes the determination to crack this problem. E formula la determinazione di risolvere questo problema. But a great doubt arises in him. Ma in lui sorge un grande dubbio, and uh, this again is put mythologically. As Mara, the evil one, attacking him. E anche qui mitologicamente viene raffigurato come Mara, il male, eh, il demonio, che lo attacca. E la domanda che gli pone è chi sei tu per osare cercare la fine della sofferenza? E a quel momento la dea della terra risorge per difenderlo e a quel punto la Dea della Terra sorge per difenderlo he has the of e dice ha ogni diritto di cercare la fine della sofferenza perché ha perfezionato la virtù della generosità in altre parole non lo stava solo facendo per se stesso lo stava facendo per i suoi amici e per l'umanità in altre parole non lo stava facendo solo per sé lo stava facendo per i suoi cari e per l'umanità ah, e questo è ciò che gli ha dato la forza di esprimere tanta determinazione e disse che sarebbe rimasto lì seduto fino a risolvere il problema oppure sarebbe morto So io sempre dico molto fortunato per lui fortunato per noi 6 ore e lo ha fatto quindi, dico sempre: mo, fortunatamente per lui e per noi in sei ore ce l'ha fatta. So, uh, the point of this uh, introduction was uh, to bring about uh, this insight, he had about being a child. E lo scopo di questa introduzione era di sottolineare questa sua intuizione avuta, um, ricordando quando era bambino. Mm. So, uh, What is it about the way the child looks at the world which we have lost? Cosa c'è nello sguardo del bambino sul mondo che noi abbiamo perso? Ah, so if you remember uh, uh, how a child when how a child looks when it first sees something for the first time. Uh, ricordate come guarda un bambino quando vede qualcosa per la prima volta. Mm. So the first time, for instance, it sees a spider. Per esempio, la prima volta che vedo un ragno. Potete vedere che lo sguardo viene catturato dall'oggetto. Uh, Il mondo uh. scompare. They are Sono completamente assorbiti. And the thing is the jaw drops, huh? E anche uh, la mandibola cade, la uh. bocca si apre. Ah, uh. so, from our point of view, they're just wasting time, e, e, e quindi dal nostro punto di vista stanno solo sprecando tempo. Ah, so the back of the head. Sì, gli, <ride> to wake up. Gli diamo, gli diamo uno scappellotto e diciamo svegliati. And in that moment destroying any ability to become fully liberated. E in quel momento distruggiamo ogni abilità di raggiungere la piena uh, liberazione. So now, when the child has had time to absorb the information Mm. Quando il bambino ha avuto il tempo di assorbire l'informazione uh, mm. si rivolge al papà o alla mamma e chiede che cos'è. Mm. Uh, <coughs> e la risposta è: quello è un ragno. Quindi adesso il bambino ha una fotocopia mentale del ragno e un libro. Mm. e etichetta. Ah. and so the next time it sees a spider this photocopy connects with the spider la volta successiva che vede un ragno quella fotocopia si collega al ragno and the child rejoices and turns to the mother and says spider spider mm. e il bambino esulta e si rivolge alla mamma e dice un ragno un ragno ah and mommy says very good <laughs> <laughs> but that child did not see that spider what he saw was his photocopy mm -hmm. placed on that spider mm. he'd already lost the ability mm. to gaze without words without photocopy mm. to see that individual spider Ha già perso l'abilità di, di osservare, di vedere quel ragno individuale, senza parole, senza fotocopie, We are doing that all the time. e questo noi lo facciamo continuamente, Tutta la nostra vita è questo tentativo di uh, adeguare il mondo al nostro concetto di come dovrebbe essere. Mm. So that is why all these vipassana, zogchen, uh, zazen, whatever insight meditation you get in Buddhism, ecco perché la vipassana, il Dzogchen, zazen, qualsiasi meditazione di visione interiore profonda, uh, always draw you back down to the body. Vi riporta sempre giù al corpo. To feeling, to sensation. Ai, alle sensazioni alle percezioni mm, to, the, to the scent uh, the smell of something in your nose al profumo all'odore di qualcosa sentito nel naso mm, the taste the texture of what is in your mouth il gusto e la consistenza di quello che avete mm. in bocca and with an emotion it's feel the sensations in the body

la, la, il viso di quel bambino l'espressione di quel bambino uh, and to that of e lo, lo sviluppo di quella qualità di uh, sguardo curioso sguardo aperto yeah, di l osservazione per esempio quando vi passate e dite il paese qui per esempio quando camminate qui attorno, se state soprattutto qui dove c'è il parapetto and Osservate scorrete tutto il panorama delle colline come una macchina da presa. Mm -hmm. Don't look for anything non cercando qualcosa in particolare osservate solo come gli occhi vi danno delle informazioni mentre muovete lo sguardo ah. so you don't have to look for quindi non dovete cercare qualcosa di preciso the eyes, the eye sees. It need you. è l'occhio che vede non ha, non ha bisogno di voi quindi è lo stesso con questo Intuitive awareness. È lo stesso con questa consapevolezza intuitiva. It just needs to look, to gaze. Deve soltanto guardare, e osservare stupita. Uh, to feel, to experience. Sentire, sperimentare. Uh, it doesn't need you. Non ha bisogno di voi. This in, this intuitive intelligence is screaming, get that meditator out of the way. questa intelligenza intuitiva urla togliete di mezzo quel meditante <ride> So uh, the picture of the child's mind when you when you ask yourself how should I be looking Quindi ricordate l'immagine uh, de del bambino quando vi chiedete come dovrei guardare Now uh, the things that take us away are called hindrances e le cose che ci portano via da questo sono chiamate impedimenti And, uh, will give a, a more e, e domani gautam vi darà una comprensione più dettagliata di questo in, a way. in modo molto brillante quindi io vi indicherò solo la direzione generale Ah, uh, there's only uh, two types. Ci sono solo due tipi: there's the type that's like a whirlwind it just flings you away, mm. c'è il tipo di impedimento che è come un turbine. Vi trascina via. Ah, e there's the other type which is like a whirlpool dragging you down. E c'è invece, l'altro tipo che è come un turbine nell'acqua, come un, um, un gorgo nell'acqua che vi trascina in basso. Mm. So the first type is anything which excites your mind. Il primo tipo è tutto ciò che la mente. So desires, your aversions, your guilt, your shame, your your yeah. Desideri, avversioni, senso di colpa, vergogna. Uh, all your planning, e tutti i progetti che fate. Romance, uh, le idee romantiche. <laughs> all these take you away into a dream world. Tutto questo vi porta via in un mondo di sogno. So it's the same e quindi è sempre la stessa tecnica. As soon as you wake up, you, you have to recognize and acknowledge what it is that's driving you away. Non appena vi risvegliate, dovete riconoscere che cos'è che vi sta portando via. And then you just come back into the body. E a quel punto tornate al corpo if you can feel the anxiety, The here in the body, you stay with it. E se riuscite a sentire l'ansia qui nel corpo, ci rimanete insieme. And wait for it to e aspettate che si dissolva. E vedete se riuscite a starci insieme fino alla fine. As it lighter and lighter, the mind does else. Di solito quando l'ansia si alleggerisce, la mente comincia a fare altro. Ma vedete se riuscite a, uh, vedere, a, a starci fino alla fine. Ah, and at that point you'll that from e a quel punto farete esperienza della liberazione dal desiderio. A joy e sorge una piccola gioia. Ah, so this is a taste of mm -hmm. E questo è un assaggio del Nibbana. Un corpo che non ha questi. Obsessive desires. Un cuore che non ha questi desideri ossessivi. Ah. If you don't feel anything, you just go back to the breath. Se non sentite niente, tornate al respiro. Hmm? The other side is this is the dullness and the lethargy that make you fall into sleep. L'altra faccia è invece uh, l'ottundimento, uh, il torpore che vi fa cadere addormentati. Quindi anche se durante i primi due o tre giorni è difficile, poi dovete proprio esprimere la volontà di non uh, farvi catturare, no? Ah, and uh, you make every effort to stay awake. Di fare ogni sforzo per rimanere svegli. And you make those sensations your objects to feel to observe. E quelle sensazioni diventano il vostro oggetto di osservazione. And if you keep moving your attention inside your head down the body, that keeps you awake. E se continuate a spostare l'attenzione uh, dentro la testa, nel corpo, questo vi mantiene svegli. Mm? And uh, sometimes, what if it gets too heavy? You know, stand up in the meditation. Se le cose diventano troppo pesanti, potete alzarvi e meditare in piedi. Ah, and if even then you can feel it's so heavy, uh, just leave quietly and go for a walk. E uh, se anche allora uh, rimane troppo pesante, potete uscire in silenzio e fare una passeggiata. Mm. You have to take the big fat dog for a walk. Not Dovete... put and down. portare un cane obeso fuori a fare una passeggiata su up, e giù up and down up and down su e giù <ride> and you have to wait for it for that energy to exhaust itself e dovete aspettare che quell'energia si esaurisca in all these cases the uh, unwholesome energies always are moving towards their opposites Um, in, in all these cases, the mm, both the uh, uh, exciting ones and the dullness are moving towards. The, the energy is moving okay. towards. Uh, quindi uh, in entrambi i casi eh, si tratta di energia che si muove verso mm. So what was, uh, should we say, um, cruelty or a lack of love, will always move towards love and compassion. Okay, quindi uh, quello che era crudeltà o mancanza d'amore si muove verso l'amore e la compassione. Mm. And uh, the 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 the, the um, dullness and lethargy will always move towards pure energy. E mentre il torpore e la sonnolenza si, si spostano sempre verso l'energia pura ah. so, those are just general directions on how to deal with, uh, and, uh, with these hindrances? E quindi, queste sono semplicemente indicazioni generali uh, su come lavorare con gli impedimenti. E in realtà, se ci lavoriamo in modo appropriato, gli impedimenti sono i nostri insegnanti. Ah. So finally we have to be clear about what it is we are investigating. Infine eh, dobbiamo chiarire che cos'è che stiamo investigando. So the first one is this process of desire. La prima cosa è questo processo del desiderio. And uh, whenever you come off a dream uh, you always come back to the to your body. E ogni volta che vi risvegliate da un sogno tornate nel vostro corpo. Per esempio, se siete preda di ansia, oppure state progettando una vacanza quando uh, uh, ritornate nel corpo huh? so, uh, you might feel the the Potreste sentire delle sensazioni, delle percezioni.

So just stay there until that fades away. E quindi rimanete lì finché il desiderio si svanisce completamente. And the the mind stops, eh? E la mente si ferma. Mm. So it's really the of quindi in realtà si tratta di riconoscere il processo del desiderare, mm. the second one is la seconda è l'impermanenza. Una volta che il desiderio è svanito, vi rimangono le sensazioni nel corpo. Guardatele da vicino per vedere se, se c'è un processo di cambiamento in corso. and when that becomes clear to you you can sometimes as it were push it away far enough for you to see that it's an object of your awareness e quando la cosa diventa abbastanza chiara potete spingerla via una distanza tale da poter osservare come un oggetto della vostra osservazione and because you're the awareness not doing anything you begin to realize that this is happening of its own accord E poiché uh, la vostra consapevolezza non sta facendo nulla, uh, vi rendete conto che tutto questo sta succedendo per conto proprio. So, this is the direct teaching that of not me, not mine, not self. Questo è l'insegnamento diretto: uh, che tutto ciò non è me, non sono io, non è il sé, ah. non è il mio. Ogni volta che. Siamo consapevoli di qualcosa, non possiamo essere quel qualcosa. Quando eravamo bambini, were babies seemingly for the first 4 months there was just uh information coming at us uh from all over the place. We couldn't make sense of it. Quando eravamo neonati, per i primi quattro mesi, eh, pare che eh, tutte le informazioni semplicemente ci giungono senza che noi fossimo in grado di, di dar loro un senso. E pare che dopo i primi quattro mesi eh, per il bambino compaia... Da tutte quelle informazioni che giungono compaia il primo oggetto. Mm, and it's your carer, the mother, Ed è la, la figura che si prende cura, la mamma. E sembra che ci vogliano tre anni perché un bambino separi se stesso dal mondo intorno a sé. Dove mm? il processo di pushing away, cioè guardando-o come un oggetto. Quindi, è un processo di spingere via, di guardare le cose come oggetti. We are using the same technique to push away everything that we think we are inside us, to see it's not me, not mine. E noi usiamo la stessa tecnica per spingere via tutto ciò che pensiamo sia uh, dentro di noi e per vedere che non è me, non è mio. Ah. So, uh, those are those three that you're quindi queste sono tre cose da indagare. The process of il processo del desiderio, so that's your È la prima tappa. Mm. E poi Come le cose cambiano costantemente. Mm. So as soon as you identify with something, it's disappeared, eh? E quindi, non appena uh, vi identificate con qualcosa, uh, la cosa scompare. E che tutto è un oggetto che ha la propria energia, non è me, non è mio. È mm. molto importante che you, you go through that process with desire and wait for the heart to purify itself è molto importante che um, attraversiate il processo del desiderio e aspettiate che il cuore si purifichi if you go straight for the impermanence and the not self there's a danger that you're not allowing the heart to exhaust its feelings you're suppressing it mm. perché se passate direttamente all'impermanenza ehm e, non sé. e al non sé c'è il rischio che non permettiate al cuore di esaurire i suoi, ehm, i suoi sentimenti mm. e, e che lo sopprimiate, che, si, lo, che sia una repressione, insomma. It's called emotional bypassing. E si chiama un bypass emotivo, emozionale. Ah, so, you see, part, uh, what is happening when you are meditating in Vipassana is the heart is actually purifying quindi quando meditate in, in vipassana quello che succede è che il cuore si purifica ah so c'è una terapia in corso ah don't do it for the therapy because then you miss out on the spiritual insight non fatelo per lo scopo della, della terapia perché in tal caso uh, vi perdereste la parte spirituale mm. But if you do it for the spiritual reason the heart the heart heals itself se lo fate per i motivi spirituali, il cuore si guarisce da solo. Ah. And it's very cheap. <laughs> e, e costa poco, è economico. <laughs> Which doesn't mean to say that. You do need a eh? Perché eh, in, bisogna dire che in qualche caso è necessario un terapeuta. Yeah, with soprattutto nelle relazioni umane. So uh, uh that so we've, we've talked about right awareness and the baby's face.

Uh, what it is we're e infine cos'è che stiamo indagando uh, process desire, il processo del desiderio dell'impermanenza e del non sé so, uh, well uh, il mahasi era un insegnante molto noto uh, nel centro della birmania durante la seconda guerra mondiale And, uh, When uh, Burma was uh, liberated from British rule, e quando la Birmania si è liberata dal governo britannico, uh, the first government, the the prime minister with some um, uh, rich supporters, il primo governo, il primo ministro con alcuni sostenitori facoltosi, uh, decided to start a meditation center. And to a center of meditation. And invited the Mahasi Sayadaw to come and teach. E il a, a a Such was the success of this methodology that even by the middle 50s he was traveling to Sri Lanka and other places. E il suo metodo uh, ebbe un tale successo che già a metà degli anni '50 viaggiava in Sri Lanka e altri, altre nazioni. E scoprirete che la maggior parte degli insegnanti usano uno o due di questi metodi. Io stesso cerco di rimanere più close alla forma che il mio tutore mi ha insegnato. Personalmente, cerco di rimanere il più fedele possibile al modo in cui i miei insegnanti mi hanno formato. Mm. So uh, the, the two techniques were to note and to go slow? E le due tecniche erano notare quindi formulare etichette, e rallentare andare piano. Mm. So, uh, if we remember that whenever we're looking at something, there's always a concept, there's always a word. Quindi, Dobbiamo ricordarci, che ogni volta che guardiamo qualcosa, c'è sempre un concetto, c'è sempre una parola. Quindi, quando fate esperienza di qualcosa di interiore, dovrebbe venire alla mente una parola. Ah, if it come, don't be about that. Se non viene, non preoccupati. Ah, uh, just use the general word, feeling, mm. thinking. Huh? Usate una parola generica, sensazione o no? pensiero. Ah, uh, and the idea is that the noting word is pushing you to look more closely. Uh, L'idea è che questa parola, questa etichetta, vi spinge a guardare più da vicino. Mm. It's as though you were looking at somebody coming through a mist. Come se vedeste qualcuno che vi viene incontro nella nebbia. And uh, as they come closer you can, see that you can see who they are. E man mano che si avvicinano, distinguete chi sono, chi mm -hmm. è la persona. Finché la persona esce dalla nebbia e la riconoscete. Quindi dovete continuare a guardare sensazioni e percezioni finché diventano molto chiare. La sua immagine era di trovare una storia a un luogo, o una tinta a un luogo di un la sua immagine era quella di lanciare una pietra contro un muro o contro una latta in cima a un muro mm. so you're your the state dirigendo l'attenzione mirata all'oggetto mm. uh, um, all'inizio può sembrarvi un processo forzato but because every day is virtually the same ma poiché ogni giorno virtualmente è la stessa cosa, dopo due o tre giorni sarete costretti a trovare una parola nuova. E ovviamente, no? questo è lo scopo della ripetizione. Uh, and, uh, then of you can a lazy. E a quel punto si può diventare un po' pigri. E quando si passa un po' di un dream, si può sentire qualcosa dicendo: rising, falling, rising. Uscendo da un sogno, vi sentite dire alzarsi abbassarsi, e quindi ormai è diventata una cosa automatica, e a quel punto lo si può fare pur continuando a sognare, E questo, ovviamente, è uno spreco di tempo. So, it has to be quindi deve essere deliberato. Now some people may find that they aware of the word more than they are of the feeling. Per qualcuno uh, si, si scopre, qualcuno scopre che è consapevole della parola più di quanto lo sia della sensazione. This means that this intuitive awareness is completely identified with the intellect. Questo significa che la consapevolezza intuitiva è completamente identificata con l'intelletto. E di solito questo tipo di persone dicono che eh, usare le, le etichette è uno spreco di tempo, non lo farò. Ah, it's me, you know. Perché mi ostruisce. Ma in realtà sono le che davvero devono farlo. Ma in realtà sono proprio loro che devono farlo. They have to, as it were, keep looking through the word, around it, over it, whatever, but keep moving towards the feeling. Devono eh, vedere attraverso la parola o attorno, ma continuare finché arrivano alla sensazione, alla percezione. And very the word to e molto lentamente la parola comincia a arretrare. And the feelings, sensations, they come much more obvious to the person. And what this is telling the meditator is that this intuitive awareness is finally releasing itself, escaping from intellectual prisons. e ciò che questo dice al meditante è che questa in consapevolezza intuitiva si sta finalmente liberando dalla sua prigione intellettuale mm. so uh, it's worth doing it e quindi vale la pena di farlo ah. going slow is very simple when you slow the body down the mind slows down andare piano è molto semplice quando il corpo rallenta anche la mente rallenta ah. and if you want to uh, Running through a forest is one thing, walking slowly through a forest you see much more. Mm. Quindi attraversare una foresta di corsa è una cosa, uh, attraversarla lentamente eh, si vedono molte più cose. Mm. So you'll see, the slower you go, the more you see. It's simple. E, e quindi eh, vedete che è molto semplice: più andate piano, più cose vedete. E finalmente, uh, see if you can really note your intentions. E infine vedete se riuscite a notare davvero la vostra intenzione. Remember that in Buddhist psychology so long as something is in intention, nothing has actually happened. Ah, ricordate che per la psicologia buddista se finché qualcosa è un'intenzione eh, non è accaduto niente, non è accaduto niente di reale. Ah, as soon as you empower the intention and it becomes an action, ma non appena diamo forza a quest'intenzione e diventa un'azione uh, a thought, a train of thoughts, a speech, something uh -huh. you say, an action of the body, quindi un, un pensiero, una serie di pensieri, oppure una parola, qualcosa che diciamo, o un'azione del corpo, uh, you are a habit. stiamo state rafforzando, rinforzando un'abitudine e ci saranno conseguenze e ci saranno conseguenze. Ah. So make sure that when you empower an intention it's always a good one. Quindi assicuratevi che quando date forza a a un'intenzione eh, l'intenzione sia buona. And if it's not a good one, all you have to do is just stay still, feel the energy of the desire, wait for it to exhaust itself. Se non è un'intenzione buona, tutto ciò che dovete fare è stare immobili, sentire la forza del desiderio e aspettare che si, si esaurisca. So, uh, this us full circle, eh? E questo ci ha riportati al punto di partenza. So just in uh, just uh, as a reminder, right awareness, the child's face. Quindi, come um, per un oggetto che ci. che ci può ricordare, è la retta consapevolezza nel viso del fanciullo. Uh -huh. That uh, hindrances become our teachers when we know how to deal with them. Che gli i come uh -huh. So anything that takes us away, we have to come back into the body to feel what's causing it. Quando qualcosa ci porta via, dobbiamo tornare nel corpo e sentire cos'è che lo causa. Mm. And dullness and lethargy, we must to be annihilated. E se sentiamo, proviamo a torpore, dobbiamo rifiutarci di essere annichiliti, annullati. And feel it. Mm. Mm. E sentirlo davvero. Mm. And uh, these three characteristics, desire, impermanence, not self. So e poi queste tre caratteristiche il desiderio l'impermanenza e il non sé order, uh, se um, le affrontate in quest'ordine in qualsiasi cosa di cui facciate esperienza penso che lo troverete molto più facile uh, lavorarci uh see if you can keep up the noting so that it a habit um, eh, vedete se riuscite a mantenere questa abitudine, questa, mantenere l'abitudine di annotare, di, fare, di mettere etichette in maniera che diventi appunto abituale. Ah, Slow down. E rallentate. Vedete se riuscite a cogliere le vostre intenzioni. Mm. Intendo aprire la porta. Just one moment of stillness while you feel, where, where you acknowledge the intention. Uh, so I can only hope my words have been of some assistance. ok, <laughs> quindi. Uh, spero di, essere stato, di, essere, di esservi stato utile, ah, that I have not caused even greater confusion. di non avervi causato ulteriore confusione, And by your to this form of practice, e che attraverso il vostro impegno in questa particolare forma di pratica you will be from all sarete liberati da ogni sofferenza sooner rather than later. Pr presto piuttosto che tardi. Ah. <ride> <ride> <ride>